Siamo sempre all'aperto, siamo al locale New di Via Nazionale a Tavagnacco, a due passi dalla nostra sede di Telefriuli. Con me c'è Francesca Cerno, ben ritrovata. Grazie, buonasera. Allora, Francesca Cerno, lo ricordiamo, è una poetessa e che ci mostra in anteprima la copertina, solo la copertina di una raccolta di poesie che verranno presentate, un'opera che verrà presentata quando, Francesca? Verrà presentata fine ottobre, sarà una presentazione innovativa, sarà una performance, coinvolgerà diversi artisti, in primis un gruppo Clean Five che improvvisano, degli improvvisatori, e Chiara Spadarotto, che è una conduttrice di costellazioni familiari sciamaniche, che usa il suono della voce e quindi farà dei vocalizzi accompagnando le poesie. Quindi una cosa unica, diciamo singolare, non una presentazione scontata. Sì, sotto la direzione artistica di Luca Bernardis, che organizza eventi culturali, ha organizzato l'ultimo evento, l'anniversario del Messaggero Veneto e altre cose, dove la creatività si mescola con la cultura e ad alto livello e soprattutto innovativa, diversa, originale. Ricordiamo Campanotto Editore. Sì, Campanotto Editore, Carlo Marcello Conti, il mio editore, che ha creduto in me sin dagli inizi della mia poesia. Ho iniziato a scrivere molti anni fa e con lui ho pubblicato il primo libro nel 2011, Pieghe di mare, il secondo, Incidenti del cuore, nel 2014, presentato in Confindustria Udine, che è stato finalista al premio Luzzi, e questo, il terzo libro, il libro in cui diciamo crediamo di più, un libro che è una sorta di poesia che a me piace definire spirituale. Quindi nel primo libro ho indagato la mente, nel secondo il cuore, e qui invece siamo nello spirito, nell'anima, nel continua ricerca di se stessi, in un percorso che in realtà non ha una destinazione, perché è il viaggio, ma questo viaggio dove ognuno di noi si pone delle domande a cui ovviamente la poesia non può dare delle risposte, però aiuta a trovare la via attraverso l'emozione, il cuore. Ecco, Francesca Cerno è sorella di Tommaso Cerno, attuale e neo direttore dell'Espresso. Avete preso due strade diverse. Sì, assolutamente sì. Tommaso è comunque uno dei miei più grandi fan, ha sempre creduto nella mia scrittura. I nostri percorsi sono sempre stati divisi, quindi lui ha fatto le sue cose, io le mie. Io sono una copywriter e quindi mi occupo poi di scrittura creativa anche a livello professionale. E prossimamente farò delle cose diverse, nuove, con l'aiuto di una insegnante di yoga e naturopata omeopata, che è Valentina Vazzaz, con cui faremo dei seminari in cui uniremo lo yoga e appunto tutte queste pratiche olistiche alla scrittura, accompagnando le persone a esprimere se stessi, a ritrovare se stessi con la parola scritta. Da che parte sta andando la cultura? Che strada sta prendendo in Friuli? Beh, diciamo che io vedo dei segnali comunque di crescita e di attenzione da parte della gente, della persona, ed è questo la mia missione, nel senso che io scrivo perché voglio parlare alle persone, quindi la cultura non è qualcosa di alto, di distaccato, di difficile. Molto spesso mi è stato detto: la poesia è complicata, è difficile da capire, c'è una distanza. Non è così, la poesia parla direttamente al cuore e tutte le persone possono arricchirsi attraverso la lettura sia di poesia sia dei romanzi, perché la lettura appunto aiuta a capire la vita, e se noi non capiamo la vita, che senso ha? Quindi capire perché siamo qui, che cosa siamo a fare, le emozioni, i sentimenti, tutto quello che siamo. Io ho trovato molto molto conforto dalla scrittura e ho iniziato a scrivere proprio perché non stavo bene come stessa e ho avuto delle difficoltà nella mia vita. Ho iniziato ovviamente a leggere, ma a scrivere, e questo mi ha aiutato tantissimo. Lettura e scrittura. Francesca, quanto c'è di tua esperienza personale, soprattutto nell'ultima fatica?
Moltissimo, moltissimo, però la mia non è una poesia chiusa in se stessa dove c'è la mia esperienza e la offro, assolutamente no. Attraverso la mia esperienza io elaboro delle domande che poi metto in forma di poesia. Quindi sono esperienze che comunque tutti noi viviamo, perché sono esperienze interne a noi, sono le emozioni, i sentimenti, quindi ogni persona si riconosce, magari qualcuno risuona una poesia più di un'altra, però è questa universalità della parola scritta, soprattutto della poesia, che è eterna, come diceva appunto Mario Luzzi, poesia che dà vita alla vita, che l'amplifica, che la moltiplica. E quindi io invito tutti a leggere, ovviamente non Francesca Cerno, bensì i poeti e gli scrittori che attraverso il verso danno una lettura appunto dell'esistenza. Ecco, un poeta al quale ti ispiri? A me, come ho detto prima, piace molto Mario Luzzi, lo trovo un poeta straordinario. Io però ho iniziato il mio percorso poetico amando totalmente Emily Dickinson, che è la mia poetessa preferita, e mi ha sempre attratto non solo la sua poesia così forte e intimistica, così travolgente, anche legata invece alla sua esperienza di vita di reclusione. Lei si è segregata volontariamente in una stanza e guardando solo fuori dalla finestra componeva questi versi meravigliosi che parlavano di un mondo vasto, esterno o interno. Quindi Emily Dickinson e Mario Luzzi. Spesso si dice che certe professioni, unite alla passione per queste professioni, trovano consenso, comunque si amplificano meglio andando un po' lontano dal Friuli. Potrebbe succedere anche a te? Me lo auguro. In realtà tanti anni fa un amico mi disse: tu Francesca uscirai da qui, vedrai. Me lo disse tanti anni fa, ma me lo auguro, ma in realtà non è un'aspirazione a uscire, è semplicemente divulgare la poesia con una missione, però, che è quella di portare del benessere nelle persone, non poesia in quanto autrice prestigiosa, no, è donare alle persone che mi leggono un conforto, una speranza, una gioia, una parola felice. Quando pensa e quando scrive Francesca Cerno? Quando compone? Allora, la poesia è qualcosa che arriva dall'esterno in maniera prorompente e sconvolgente. Non è come la scrittura in prosa a cui io adesso mi sto dedicando, dove mi metto a scrivere molto spesso la sera e ho i miei tempi e scrivo ore. La poesia ha bisogno di molto tempo, che è il tempo dell'inconscio. Quindi io vivo, mi arrivano le percezioni, le situazioni e il mio inconscio elabora. E molto spesso elabora anche in maniera non proprio felicissima, quindi ci sono delle sensazioni, delle emozioni più negative che positive, però nel momento in cui arriva l'ispirazione e scrivo, ecco che si trasforma, quindi l'emozione, la paura, l'ansia, tutte le emozioni si trasformano e diventano scrittura e quindi sono rielaborate e escono da me e quindi io faccio pace con me stessa. Quindi sono due modi di scrivere diversi. Io poi scrivo anche per professione, quindi ci sono tre modi di scrivere, perché per lavoro, appunto, quando mi occupo di comunicazione, ovviamente come tutti i liberi professionisti ci sono le cose da fare e si fanno. Mentre nella scrittura creativa ci sono i tempi. Io alcune sere quando scrivo, cioè, non è che scriva tutte le sere, devo essere appunto in sintonia con una certa serenità e quindi ci sono i tempi per scrivere, che sono diversi dai tempi lavorativi, pur parlando di scrittura, comunque. La prima poesia te la ricordi? Quella che hai scritto? La prima poesia che ho scritto, sì, è stata un'esperienza molto forte, perché io sono nata scrivendo racconti brevi e avevo scritto dei racconti, ho ricevuto anche dei premi e non mi occupavo di... non avevo mai scritto una poesia. Poi una mia cara amica si è tolta la vita. E questa notizia mi ha sconvolto e non sapevo come elaborarla.
E mi ricorderò sempre, ero un giorno sotto la doccia e la mente lavorava, sono uscita e ho composto la prima poesia che era dedicata a lei, a questa ragazza così bella e solare che poi purtroppo è stata male e si è tolta la cosa più preziosa che abbiamo, che è la vita. E lì ho composto la prima poesia. Poi l'ho spedita ai genitori di questa ragazza che per tanti anni non mi hanno risposto, non mi hanno contattata. Invece alla presentazione del mio primo libro, appunto Pieghe di Mare, si sono presentati ringraziandomi per questo pensiero, per questo messaggio e dicendomi che gli aveva dato conforto. Allora io lì ho deciso di continuare a scrivere perché questo è quello che voglio fare, dare un messaggio di speranza e conforto e di vita. Mi sembra di capire che molte volte la poesia è la rappresentazione della sofferenza, almeno nella tua storia. Diciamo che ci sono, in realtà sono degli interrogativi che io mi pongo, ci sono anche delle poesie dove analizzo i sentimenti della delusione, della tristezza, del non capire, quindi mi pongo delle domande. Non ci sono poesie in cui, cioè in realtà sono degli inni alla vita, perché proprio in questa elaborazione e cercare sempre una ragione per andare avanti e essere felice, in realtà non è così. Quindi da magari un sentimento più negativo che positivo si dà spazio alla primavera, alla gioia, alla vita, alla speranza. Quindi sono in realtà messaggi positivi, però partono da un'esperienza che proprio positiva non è. Senti, ma è più facile scrivere ispirandosi a qualcosa di negativo o a qualcosa di positivo? Devi riflettere in entrambi, no? I casi. Ma in realtà le cose si mescolano perché c'è il sole e l'ombra, c'è la luce e la notte, il buio e la luce, e quindi è un mescolarsi di queste cose, però il risultato è in positivo. È in positivo, quindi la poesia vuole dare luce. Però prende anche il lato ombra e lo trasforma, quindi sono due cose unite, che trovano unione. Allora, termina qui questa puntata di Happy Hour, vi devo rivelare che Francesca Cerno mi ha detto ma chissà, è tanto, sono tanti 12 minuti, invece l'avete vista sciolta. Brindiamo, cin cin, grazie ai titolari del New che ospita la realizzazione di questa trasmissione. Grazie e cin cin anche a Gian Domenico Ricci. We'll be right back.